Ragazzi, queste sono senza farina e senza uova. Come Mamma sono? mia, incredibili. Prendo una carota e la taglio finemente. Faccio la stessa cosa con una cipolla piccola. Taglio finemente anche uno spicchio d'aglio, quindi lo schiaccio un po' prima e poi lo taglio. Una volta tagliate tutte le verdure, vado a metterle nella padella. E mi sposto ai fornelli. Aggiungo anche un goccio d'olio, olio d'oliva, e faccio cuocere gli ortaggi per un paio di minuti. Aggiungo anche un goccio d'acqua. Le verdure sono pronte, quindi le spostiamo. Tra l'altro, Diana, non ti ho ancora chiesto, che cos'è che faremo oggi? Oggi faremo una ricetta senza uova e senza farina, vi stupirò. Quindi ora prendo un frullatore nel quale metto 70 g di semi di zucca. Quindi chiudo e frullo per pochissimi secondi. Perfetto, i semi non devono essere troppo fini, come vedete. Ora aggiungo 300 g di lenticchie, le mie sono dal barattolo, quindi Comincia a piacermi sta ricetta, Diana. sì. Sì. Ovviamente le lenticchie sono già cotte. Poi aggiungo 2 cucchiai di passata di pomodoro. Aggiungo anche dell'origano, oppure altre spezie o erbe aromatiche che preferite. Ma ragazzi, a quanti di voi piacciono le lenticchie? Fatecelo sapere qui sotto, siamo ultra curiosi. Poi aggiungo anche 2 pizzichi di sale. E non dimentichiamo le verdure che abbiamo cotto prima. Ah Wow, sarà uno spettacolo questa ricetta, Diana, me lo sento. sì? Sì. Secondo me ti piacerà, anzi vi piacerà. Adesso chiudo e frullo. Ogni tanto ci fermiamo perché dobbiamo spostare il composto. Diamo una mescolata noi e continuiamo a frullare. E io direi che ci siamo. Anche qui la consistenza non deve essere super super liscia. Ma come vedete, deve avere comunque ancora dei pezzi di verdura e anche di lenticchie. Così. Ora sposto il composto in un'altra ciotola. Ora, siccome noi non usiamo il parmigiano o i formaggi in generale, io utilizzo il lievito secco alimentare in fiocchi, che è semplicemente un insaporitore che sostituisce appunto il formaggio. Quindi vado ad aggiungere un cucchiaio circa. Così. Mescolo bene il tutto. Sentite, ma chi di voi ha capito che cosa sta facendo Diana? Perché io ancora non lo so. Secondo me nessuno Sono ancora. ancora fuori strada io. E a questo punto possiamo creare le nostre Wow! crocchette. Avevi indovinato? Era ciò che pensavi? Più o meno, dai. Quindi facciamo delle crocchette. Ah, che bello, proprio così. Esatto. Senza uova, Hai ragazzi. visto? Hai Che visto come meraviglia. tengono bene? Guarda qua. Wow! E poi le mettiamo sulla teglia. Ragazzi, ne sono venute fuori 14. Hai visto? Bastano sia per te che per me. O sono tutte tue queste? Tutte mie. E adesso le inforniamo nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Mentre aspettiamo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video, per noi è importantissimo, e condividetelo, ci date una mano enorme e ci aiutate e supportate, e in questo modo noi continueremo a condividere tutte queste bontà con voi. E vi aspettiamo anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio, anche lì siamo attivi, mi raccomando, venite a seguirci. Siete pronti, ragazzi? Io ho sfornato le crocchette, le ho anche fatte raffreddare. Mi raccomando, fatelo anche voi perché appena le sfornate saranno molto morbide. Quindi, 3, 2, 2, 1. 1, eccole qui! Wow, guardate che belle! Guardate che meraviglia, ragazzi, e che profumo! Ragazzi, senza uova, senza farina, proprio un gioiello. Io ho già qui il mio piattino con l'insalata e la maionese. Ragazzi, molti di voi saranno contenti perché sono anche senza uova, lo ripeto, e Esatto, quindi. ci chiedete spesso ricette senza uova e noi, come sempre, siamo qui per accontentarvi. Pronta per assaggiare, Diana? Guardate Prontissima! che belle, ragazzi. Dici un po', mi raccomando, come sempre. Mamma mia, ragazzi! Queste sono le crocchette più buone che io abbia mai assaggiato. Deciso!